than me. Baby girl, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Tell me how you feel, I think about you all the time. I see you in my dreams. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills. So rock a bye, baby, rock a bye. I'm gonna rock you, rock a bye, baby. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video di questo monitor MSI Curvo 4K da gaming. È un monitor che è la prima volta che provo, nel senso di monitor curvi di questa tipologia. Non sembra per niente un 32 pollici e neanche un 31,5, perché in teoria è un 31,5. Guardando il mio che è da 27 e questo da 31,5-32 curvo, sembrano molto simili. Veramente è sottilissimo. Bordi non esistono, ragazzi. Cioè, la cornice, scusatemi, non i bordi. La cornice praticamente non esiste. Questa parte qui è tutta superiore e davanti c'è già il monitor. In questo momento fa da secondo monitor al mio MacBook. Ovviamente non è l'utilizzo migliore, ma l'ho fatto per farlo vedere acceso. Sotto ha l'unica cornice, l'unico spessore che si vede, dove c'è il logo MSI, le caratteristiche e il piccolo, la scritta al centro e il tasto di accensione, che in realtà è posto sotto. Nella parte superiore c'è soltanto il simbolo. Com'è questo monitor curvo? Allora, lo faccio vedere intanto che si può abbassare, inclinare perfettamente. Questo è un monitor 16 noni 4K 60Hz, ovviamente da gaming. Ha diverse funzionalità che vanno tutte a integrarsi nell'ecosistema MSI, ovvero dietro, lo sto vedendo in questo momento, ha dei LED, sono RGB e sono facilmente controllabili con l'app solita di MSI, ovvero Mystic Lighting. Quest'app, per chi non la conoscesse, faccio un piccolo riassunto, è semplicemente l'app che gestisce tutto l'ecosistema MSI, dai LED, velocità delle ventole, eccetera. Quindi se avete, per esempio, scheda madre, scheda video, tutto MSI, tutto belle con le lucine, i LED, eccetera, potete controllare tutto da là, compreso cuffie e mouse che ho recensito anche in altri video. Questo è un monitor sicuramente di fascia alta, ve lo dico, perché comunque è uno dei pochi che sia curvo, sia 4K, sia da gaming, quindi veramente ha tutto questo insieme e non è facile trovarlo. Non ha il G-Sync, ovviamente ha la tipologia di della luce, della visione notturna, insomma, per stancare meno gli occhi, è munito anche di anti-flicker, se non sbaglio si pronuncia così, non badate alla pronuncia, che risolve tantissimi problemi che si creano durante il gaming. Veramente lag inesistenti, input bassissimo. Tornando a parlare di app e su con quali app si interfaccia anche con la Gaming OSD, cioè l'applicazione avanzata per gestire le varie funzionalità del, in questo caso, del monitor. Monitor che può essere gestito anche tramite il joystick che è posto qua dietro. È semplicemente una levetta rossa, se la schiacci al centro entri in tutte queste modalità che si possono ovviamente dividere in varie sezioni e permettono la personalizzazione completa del monitor. Ci sono veramente tante funzioni. In questo momento voi leggete 1920x1080 perché è la risoluzione che ho messo in questo momento, perché ricordo che è il secondo monitor del mio MacBook. Per quanto riguarda invece le selezioni rapida, se noi invece di cliccare la levetta alziamo verso l'alto, abbiamo la possibilità di scegliere la modalità di gioco, ovvero FPS, gara, RPG, RST. In gara, come potete vedere, la luminosità, anzi non so se ve ne rendete conto dalla web, la luminosità viene sparata praticamente al massimo. E i giochi di colore riescono a essere perfetti, quindi non avviene un fastidioso luminoso, ma avviene un luminoso con una combinazione di contrasti che rende tutto più brillante e quindi perfetto e non per niente fastidioso. Per quanto riguarda invece, se andiamo a piegare verso il basso, entriamo in una sorta di assistenza schermo che sembra un attimino per regolare lo schermo.
cliccando a sinistra abbiamo un'altra funzione rapida che è la sveglia. Possiamo impostare una sveglia e tra, con vari minuti già preimpostati come 15, 30, 45 e 60 minuti. Per ultimo ma non per importanza, andando a destra abbiamo la sorgente d'ingresso. Infatti questo monitor, oltre ad avere i classici HDMI 1, 2 display port, ha anche l'uscita USB-C. Come ho detto, a parer mio la cosa, diciamo il tratto negativo per me e per la mia configurazione è il fatto che non sia G-Sync, e quindi questo diciamo è una pecca per quanto riguarda il lato gaming, perché senza un po' di dubbio è un monitor che vale. Il prezzo a proposito di valore è di 709 euro circa su Amazon. Vale questo prezzo? Beh, direi ampiamente sì, assolutamente sì, e al 100% sì. È un monitor favoloso, colori perfetti, nessun problema nel gaming, nessun tipo di rag, i colori sono nitidi, sono perfetti, non ci sono dei fastidiosi problemi di grigio sui bordi, perché non so in quanti di voi lo sappiano, ma alcuni monitor curvi inizialmente tendevano, soprattutto nei bordi, ad avere magari non dei neri ma dei grigi, non solo se uno si spostava e quindi lo guardava magari in laterale, ma proprio già di per sé, soprattutto anche nei monitor, nei primi monitor da gaming. Ecco, questo non è così assolutamente. Anzi, è un gaming immersivo, ripeto, soprattutto il fatto che sia 4K e curvo è una grandissima cosa. Io lo terrei al 100% e lo userei come secondo monitor, proprio perché vedere un film in 4K in un monitor curvo è eccezionale. Non lo userei al posto di quello che ho ora, semplicemente perché il mio di ora è un 4K, è un 27 pollici e comincia a essere un po' troppo piccolo per me. Però è G-Sync e il gaming lì è un 144Hz e insomma il gaming lì è diverso da questo. Però senza ombra di dubbio questo è un monitor che, ripeto, io personalmente terrei. Quindi se è un monitor che io terrei, a voi non posso far altro che consigliarvelo. Per chi non ha esigenze di G-Sync, questo lo consiglio come primo monitor, come un primo approccio soprattutto verso i monitor curvi. E soprattutto ho notato che veramente l'occhio fa molta meno fatica, non solo per quanto riguarda il mondo gaming, ma anche per quanto riguarda un film o per quanto riguarda anche la scrittura. L'ho usato veramente in queste settimane e mi sono trovato benissimo, e vi parlo a uno che era molto scettico nei monitor curvi, soprattutto quelli inferiori ai 30 pollici, anzi ai 32. Sicuramente MSI con questo monitor mi ha spinto e mi ha fatto comprendere meglio il mondo dei monitor curvi, che fino adesso avevo semplicemente diciamo non approfondito. Per quanto riguarda l'estetica, me lo stavo dimenticando, tutti i miei video valuto anche l'estetica. Per quanto riguarda questo monitor, assolutamente perfetta. Il nero qui sotto, così intenso, mi piace tanto, e qua sopra non è propriamente nero, ma è quasi un tendente al grigio, e mi piace veramente tanto questo contrasto che poi si crea col display e con la barra qua sotto, che invece è nera. Per quanto riguarda invece il dietro, anche se sicuramente l'avete visto, ve lo faccio vedere in questo momento in diretta, proprio lo giro per voi. Come potete vedere, qui c'è questa luce a LED RGB, quindi cambia colore eccetera. In questo momento è impostata una colorazione casuale, quindi come potete vedere sta cambiando. Dietro le porte sono tutte qui dietro, comodissime. Queste viti mi piacciono veramente tanto, anche se sono più grosse, più in rilievo. Ovviamente è compatibile anche con attacchi VESA, ovviamente, e ci sono anche delle viti apposite già incluse per eventuali attacchi tramite un braccio. Questo bordo così grande potrebbe ad alcuni non piacere, ma in realtà questa forma che si crea con questa spacca qua legata al design, con queste linee in rilievo, perché se io passo la mano si sentono, mi è piaciuta veramente veramente tanto, e quindi anche questo lato, anche se è più grosso, lo premio perché mi è veramente piaciuto. Il pulsante rosso è un classico pulsante, anzi la levetta, il joystick rosso è un classica levetta di qualsiasi monitor che nero ce l'abbia questo rosso, quindi niente di più, niente di meno. Per il resto perfetto. Qui il logo MSI che si intravede contro luce, si sente leggermente toccandolo con la mano. Ecco, io questo l'avrei messo un po' più in rilievo, perché comunque il logo MSI è molto bello, e secondo me metterlo in rilievo stile questo, quindi con queste linee,
sarebbe stato meglio, a mio avviso. Ma a parere è tutto personale. Quindi siamo giunti alla fine di questo video. Come avete visto, l'ho premiato. L'unico difetto che ho trovato per me era il fatto del FreeSync. È sicuramente consigliato a tutti voi. Le specifiche tecniche, le principali, ve le ho dette. Tutte le altre le trovate nel link in descrizione, dove trovate i miei social e anche il link per comprare questo schermo. Per questo video è tutto e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. E se avete delle domande, scrivete nei commenti. Ciao a tutti.